Egli è la nostra pace. Gesù è la nostra pace. La pace per noi ha un nome ed è Gesù. La pace non è una condizione astratta, non è un modo di stare. La pace è il verbo di Dio, Gesù benedetto. Tant'è vero che nel suo saluto, ecco, lui dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. E Sant'Agostino dice: lui, lasciandoci la pace, ci lascia se stesso, rimane tra di noi, in mezzo a noi. Continuando, ci dice l'Apostolo Paolo che lui ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne, non dei discorsi, non dei propositi, non dei proclami, non dei principi, della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e decreti, per creare dei due un solo uomo nuovo e riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo. Ecco, tutto converge poi in questa frase, in questa parola, ecco, per mezzo della croce, con la sua carne, per mezzo della croce. Gesù ha abbattuto l'inimicizia con l'offerta della sua vita sulla croce. Questa è la dinamica evangelica. Non c'è pace senza l'offerta di se stessi. Non c'è pace senza l'offerta della propria carne. Ecco, noi tante volte pensiamo che la pace si possa ottenere con un compromesso, nell'inimicizia, nel conflitto, quando si crea un muro. Io penso che il problema è sempre l'altro. Se ho un problema con un fratello, il problema è l'altro. E io penso che se l'altro cambiasse, il problema sarebbe risolto. Se cambiasse idea, se cambiasse modo di porsi, se cambiasse nel suo fare. Allora noi pensiamo che la pace sia l'attesa che l'altro cambi. Io no, è l'altro. Invece la dinamica di Gesù è: se vuoi la pace, offri la vita. Ora, tutto questo che ha a che fare con quello che stiamo facendo questa sera, cioè i secondi vespri di San Francesco. San Francesco questo l'ha vissuto nella pienezza. Lui ha capito che la pace ha un prezzo, e il prezzo è l'offerta della propria vita. Quando il podestà di Assisi e il vescovo erano un po' in inimicizia, Francesco mandò i frati a cantare il cantico sulla piazza del vescovado. Beati quelli, aggiunse la frase, quella strofa meglio, beati quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo
Ecco, c'è una versione che dice sustengo, non sostengono. Sustengo, beati quelli che perdonano per lo tuo amore, e io sustengo infirmitate e tribolazione, cioè io offro la mia vita perché gli altri ritrovino la pace. Francesco, ecco, ha capito qual è la dinamica. Facciamo anche le marce, facciamo anche i discorsi, facciamo anche, ecco, tutto quello che si può fare. Però la pace che ha nome Gesù si può ottenere solo se io e te ci decidiamo a entrare in questa dinamica dell'offerta della vita. Sustengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te Altissimo siranno incoronati. Ecco, Francesco sa che tutto passa attraverso l'offerta, l'offerta anche delle proprie umiliazioni, di saper perdere davanti all'altro, di non volere sempre l'ultima parola, di non dire sempre io ho ragione e tu hai torto. A che punto stiamo? A che punto sto io? Sono disposto a dare alla pace il nome dell'offerta della mia carne? Se io mi difendo sempre, se io non voglio perdere, se io non voglio offrire nulla di me stesso, posso fare tanti ragionamenti. Ma la pace, ecco, il conflitto si risolve solo nella capacità di offrire la propria vita. Allora chiediamolo a Francesco. Per lui questo era il pane quotidiano. Francesco è un uomo che ha vissuto in pace perché ogni giorno aveva da offrire l'offerta dell'indulgenza, di cui quest'anno celebriamo l'ottavo centenario. Francesco la ottiene proprio in un momento in cui umanamente ci potrebbe essere solo la disperazione. Lui da una parte sente che l'Altissimo stesso gli rivela quello che lui deve scrivere, la regola, dall'altra i frati che non sono così disposti ad accoglierla. Allora che fare? Lasciare tutto? Abbandonare? Cercare altri frati più bravi? No. L'offerta tra le spine, la croce e poi la luce della Porziuncola e poi, ecco, la richiesta della riconciliazione. Tutto passa per la sofferenza. Tutto passa, ecco, attraverso la capacità che abbiamo di offrire la nostra vita. Mi diceva il comandante, non penso di rivelare nessun segreto, della Gendarmeria Vaticana, che tornando dall'aeroporto di Fiumicino con il Papa, lui lo invitava ad andare alla Verna, perché lui è originario da quelle parti. E diceva, ma la Verna è importante, gli diceva Gianni, perché lì Francesco ha ricevuto le stimmate. Il Papa gli ha detto, lì Francesco ha ricevuto le seconde stimmate, le prime l'ha ricevute alla Porziuncola, quando la comunità non accoglieva quello che lui proponeva. Le prime stimmate gliel'hanno impresse i frati, ha detto il Papa. Ecco, ma questo non è per incolpare nessuno, è che sono le dinamiche nostre. Però tutto si risolve non aspettando che l'altro cambi, ma facendo come Francesco, offrendo la vita.
salendo sulla croce. Non aver paura della croce, perché fin quando la vedi da lontano ti fa paura, ma quando poi sulla croce, ecco, quando la croce si abbraccia, quando si sale sulla croce, poi già si intravede la luce della risurrezione. Allora chiediamolo al Signore, che davvero, pensate, se già noi che siamo qui, senza dire che i capi di Stato devono mettersi d'accordo per fare la pace, America, Russia, Terra Santa, no, la pace, ci sarà pace nel mondo solo se da oggi io e te saremo disposti ad entrare in questa dinamica dell'offerta della vita. Che il Signore ce lo conceda per intercessione del nostro Padre San Francesco.